Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora andiamo subito a scoprire quali sono gli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, presentate le relazioni finali di maggioranza e minoranza. Fai contare la cultura, al via il percorso partecipativo per disegnare il volto della Toscana 2030. Si è svolta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale la discussione delle relazioni finali di maggioranza e di minoranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. Le due relazioni si diversificano sul tema Keu, l'inchiesta che ruota intorno allo smaltimento illecito di rifiuti, nello specifico nel distretto conciario. Tra i punti di maggiore divergenza, quello del cosiddetto emendamento Keu, legato alla norma relativa alla depurazione delle acque industriali, abrogato all'unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 25 maggio e finito all'attenzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Sulla questione è intervenuta la presidente della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, Elena Meini. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta Keu, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno, e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge, perché ci è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto. In verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così, e quando si può una legge si corregge. Lo spazio dedicato alla vicenda del Keu ha limitato quello dedicato al tema più generale della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia toscana. È quanto sostiene Lucia De Robertis, vicepresidente della commissione, secondo la quale l'emendamento nulla aveva a che fare con lo smaltimento illegale del Keu. La regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul Keu, non perché non è successo, ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana, il che è una cosa che certo lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento, Keu, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il Keu è partito l'indagine 2017, l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Le regole sono efficaci, dobbiamo noi mettere correttivi. Per esempio, una cosa sul quale siamo d'accordo anche con la minoranza è che dobbiamo, quando si votano degli emendamenti in aula, secondo noi bisogna che ci sia un parere tecnico degli uffici. Bisogna stare molto attenti, perché l'emendamento è uno strumento molto spesso usato dalla minoranza, perché evidentemente ti chiede una modifica rispetto a un impianto normativo presentato in aula, quindi bisogna stare attenti a rispettare anche la possibilità che la minoranza ha di modificare le leggi. Anche i consiglieri Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia e Marco Stella di Forza Italia pongono l'accento sulla vicenda legata all'emendamento Keu.
C'è la vicenda clamorosa dell'emendamento letto al volo da Giani, quello in cui si è assistito alle polemiche incredibili fra l'attuale presidente e l'ex governatore Rossi, il quale quest'ultimo è venuto a raccontarci che ben 8 mesi prima di andare in consiglio regionale con quel famoso emendamento aveva detto al consigliere Pieroni che appunto quella norma così scritta era, scusate il termine, una cazzata. In realtà il Partito Democratico è andato avanti e quell'emendamento ha generato poi tutto quello che è successo dopo. Una vicenda incredibile che fa luce anche su tanti aspetti delle possibili infiltrazioni delle associazioni mafiose all'interno della Toscana, soprattutto, ma non solo, legate al mondo dei rifiuti e più in generale dello smaltimento dei reflui industriali. E questo è un tema, il vero tema serio, che la Regione Toscana è in ritardo su tutto e naturalmente la mafia e le associazioni criminali si vanno a inserire laddove chiaramente le norme non ci sono o sono costruite male. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta che è o sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del presidente Rossi, quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento Cheo si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario. Allora la domanda è: perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento? Ecco, noi continueremo a chiedere ancora verità, continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del Cheo sulle strade, per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del Cheo sui territori. Chiederemo ancora bonifiche, chiederemo giustizia, chiederemo verità. Continueremo con la nostra azione, lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi 2 giorni, partendo sempre da quello che è stato il nostro faro e il presupposto. Per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Non abbiamo certo fatto una battaglia in Consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche, usando le intercettazioni telefoniche, ma siamo rimasti ai fatti. Questa commissione che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi, spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni secretate, di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso. C'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione d'inchiesta sui rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Tutto questo denota un atteggiamento, come ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della regione governa, un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commistione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende. Una situazione in cui non sembra di vedere una inversione di marcia proprio perché appunto non appare una mancata consapevolezza, è un tentativo di correre ai ripari ed insabbiare le questioni piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del Cuore di Santa Croce che ancora attendono delle risposte, perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando di cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra a dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione CEU, la Commissione d'Indagine sulle Infiltrazioni Mafiose, più che CEU, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, me lascia molto 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 basito da questo punto di vista. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con 2 punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della Commissione
d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia, e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione, e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione ha messo nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CEU, e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Si chiama Fai contare la cultura ed è il percorso partecipativo promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale e dalla Giunta, che si pone l'obiettivo di indagare, insieme a operatori e istituzioni, le condizioni in cui si realizza l'offerta culturale in Toscana e le regole che disciplinano il lavoro, l'organizzazione e il finanziamento dei progetti in questo ambito. L'iter, che ridisegnerà il volto delle politiche culturali in Toscana, è stato presentato al Teatro della Compagnia di Firenze. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra, o 2012, compie otto anni, ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti, insomma un settore che ha bisogno di strategia. Un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. Il percorso Fai contare la cultura è supportato da Fondazione Sistema Toscana e da IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. Ne abbiamo trovati due in particolare, sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento, oppure se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima. L'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è Fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno due punti
3% diciamo, del PIL imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali, e la cultura contribuisce a creare tutto questo. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.